Oltre il 65% dei giovani dai 14 anni in su ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno. Aumenta la quota di quanti dichiarano di bere alcolici fuori dai pasti ed aumenta anche quella di chi beve, oltre a vino e birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici. Nel complesso, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol, il consumo giornaliero non moderato, il binge drinking, il consumo di alcol da parte dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, riguardano in Italia 7 milioni e 500 mila persone. La popolazione più a rischio per il cosiddetto binge drinking, che è l'assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un breve lasso di tempo, è quella giovanile tra i 18 e i 24 anni. Chi eccede nel consumo di alcol spesso è un fumatore o un ex fumatore. Insomma, una vera e propria emergenza sociale. Per questo Nello Baserice, presidente dell'AICAT, l'associazione che raggruppa i club alcolologici territoriali, ha scritto al Premier Letta, ai prefetti e ai sindaci, evidenziando alcune questioni cruciali che vanno affrontate senza ulteriori indugi e ritardi. Tra queste, la necessità di un'effettiva e rigorosa applicazione della legge che ha istituito il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, l'individuazione e l'attuazione di sistemi di premialità o agevolazione fiscale a sostegno degli esercenti che offrano spazi di aggregazione e consumi alcol free per i giovani e non solo. La promozione di un approccio multisettoriale efficace di molte amministrazioni locali alle cosiddette movide. Nella lettera, inoltre, l'AICAT ha invitato le amministrazioni locali ad incentivare buone prassi al fine di promuovere stili di vita sani ed alternativi ai consumi nocivi per la salute, come l'astensione dalla concessione di patrocini alle manifestazioni pubbliche finalizzate alla promozione della vendita e della degustazione di bevande alcoliche.